Giocare significa allenare la mente alla vita. Fortuna era una divinità antica, forse precedente alla fondazione di Roma. La lettura è il processo che permette di recuperare e comprendere informazioni. Low cost si riferisce a un modo nuovo e più efficiente di interpretare la produzione e la commercializzazione di beni e servizi. Il termine sport ha una lunga storia, traendo origine addirittura dal termine latino deportare. Con spettacolo si intende in generale una rappresentazione artistica che avviene a beneficio di un pubblico. In biofisica il colore è la percezione visiva generata dai segnali nervosi che i fotorecettori della retina inviano al cervello. Un rito di passaggio è un rituale che segna il cambiamento di un individuo da uno stato socioculturale ad un altro. Aspetta da molto? Non importa quanto si aspetta, ma chi si aspetta. È la storica battuta del film A qualcuno piace caldo del 1959 diretto da Billy Wilder. L'amore è così, viene solo quando viene, funziona così, sale solo quando sale. L'amore è così, viene solo quando viene, funziona così. Sono Giacomo Docimo e sto qui per presentarvi il mio nuovo album Funziona Così. Vorrei sapere cosa dici ora. Funziona Così è un album che parla degli irrazionali meccanismi del cuore. Infatti nella copertina del disco ci sono io che tiro fuori da una giacca un cuore da cui si vedono i meccanismi in trasparenza. E quando un posto nuovo non è nuovo, ecco un déjà vu. La sonorità del disco si divide in due, c'è una parte, una sonorità più acustica, dove ho usato anche degli archi, c'è una sezione archi, strumenti acustici, c'è la tromba di Fabrizio Bosso, che è un grandissimo musicista, e poi invece una parte più pop rock, dal suono più elettrico. Funziona così, funziona così. Da una sconosciuta può arrivare all'insaputa. Il rapporto con la musica risale a quando ero piccolo. Ho iniziato facendo degli studi di pianoforte, ma poi il pianoforte classico mi annoiava un po' e mi sono dedicato alla chitarra. Io inizio come chitarrista rock and roll, la mia carriera artistica inizia proprio con il sound tipo questo. Stacco, questo era Elvis Presley con Blue Suede Shoes. E poi in tanti anni che ho suonato dal vivo con diverse formazioni a Roma, ho messo da parte tutta una serie di idee per delle canzoni che poi ho tenuto nel cassetto e un paio d'anni fa ho tirato fuori per lavorare a questo album. Funziona così. Sicuramente a livello cantautorale le mie grandi passioni sono state innanzitutto De Gregori. De Gregori mi ha fatto scoprire come si scrive per fotografie, no? Scrivere per immagini. Poi altri artisti che mi sono sempre piaciuti sono Samuele Bersani, Bennato. Invece per quanto riguarda le mie influenze internazionali, soprattutto i Beatles. I Beatles per me sono un'enciclopedia della musica, su come si arrangia una canzone, gli equilibri, i pesi e i contrappesi che si usano. E poi Bob Dylan. Bob Dylan, sono follemente innamorato di Bob Dylan. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Understand you're orphan with his gun.
prossima settimana, per tutti gli amici di Roma e dintorni, sarò il primo cantautore italiano a suonare dentro a IKEA, IKEA Porta di Roma. Questi irrazionali meccanismi del cuore, come funzionano? Funziona così. Casa chiusa è aperta! Qui sei in ritardo, su aperta! Ciao, Luciano Melchionna, sono qui con la mia meravigliosa Ania, Betta Cianchini, con la quale firmo il format di uno spettacolo che sta avendo un discreto successo da quasi 5 anni ormai, Dignità Autonome di Prostituzione. Quando mi dicono ma so 5 anni non sei stanco, io sorrido sotto i baffi, perché non è mai lo stesso spettacolo, mai ad ogni edizione, siamo alla 30ª edizione, ma mai ogni sera. Io faccio ruotare gli artisti dentro, preparo nuovi pezzi, invento cerimonie d'apertura completamente diverse, dinamiche diverse, mi adatto ai luoghi dove siamo. Questa volta siamo in un luogo magico, signori, che credo intravediate dietro di noi, che è il Casale della Cervelletta. Soprattutto comunque cambia sempre anche per noi, cioè per chi fa lo stesso pezzo. Cambia sempre perché cambia ovviamente la risposta, il rimando di chi ti viene a vedere. Dignità autonome di prostituzione perché insomma la dignità la teniamo alta, l'autonomia siamo costretti, la prostituzione pare che sia molto di moda. Se la prostituzione è fondamentale per riuscire a sopravvivere a questo mondo e a questa Italia, in realtà per rispondere direttamente alla domanda, noi siamo la dimostrazione che non è necessario prostituirsi. L'idea di questo spettacolo, io e Elisabetta collaboriamo da diverso tempo, io ho avuto il piacere di conoscerla tanti anni fa, già collaboravamo, io facevo delle stanzette dentro in spazi altri, contesti completamente diversi, ho collaborato ad un progetto di Elisabetta e ci è venuto in mente di mettere queste stanzette in un unico calderone. Sono tutti attori che io ho preso attraverso incontri, provini e che non smetto di incontrare e di provinare, e sono tutti attori che vengono dalle esperienze migliori in assoluto italiane. Tutto ciò accade ovunque, nei bagni, se siamo nei teatri, nei sottopalchi, negli uffici, nei camerini, da tutte le parti. Tutto quello che accade lì dentro sono dei pezzi che hanno un'attinenza tra di loro che è il cuore, l'emozione, la magia, lo stupore. Ecco, questo è uno dei pochi spettacoli in cui gli spettatori, i clienti, escono dalle stanzette, vengono da me e mi dicono: senti, scusa, io pianto lì, dov'è che posso piangere ancora? E questo mi sembra fondamentale, perché divertirsi non è soltanto essere intrattenuti o sentir dire soltanto stupidaggini. Divertirsi vuol dire anche emozionare. Giochi eccitanti di CasinoYes.it. CasinoYes, il piacere di vincere.